Scienza, adesso parliamo un po' di blues. Posso? Alan Lomax era un visionario, un antropologo che passò la vita a registrare sul campo la memoria sonora del mondo. A lui si deve la documentazione dei suoni del Delta Blues che altrimenti non conosceremmo. Venne anche in Italia e raccolse moltissimo materiale, oggi disponibile presso la famosa biblioteca del Congresso statunitense di Washington. Quello che nessuno sa è che fra quei documenti sonori c'è la prova di una presenza blues in riva al cranio. Non c'è molto. A detta di chi ha avuto modo di sentire questi frammenti, qualche racconto, poca musica, un solo brano. Uno solo si è salvato, lo teniamo integro e giunto a noi piuttosto intatto. Ovviamente per qualche tempo. E mo che facciamo? E me? Me com'è bello giro! Regala manco un'altra cosa. Uno sasso a Safera se ne può non venaggio ma io no t'abbia detto che Safera non era cosa, non era proprio cosa Safera. Ma chi fa? Come? Cioè, fino a mo m'ha fatto un ruolo che vieni a sapere mo che mi va? Ah, ah sì? È così? La papareggia non c'è più. La papareggia non c'è più. Questa era Paparella Blues. Le pillole di Joe e Claire, Angela Potente. Ci hai mai pensato, Joe? Passiamo la vita a dimostrare agli altri cosa siamo. Intelligenti, o colti, o bravi, o simpatici. Energie disperse nel vento. E ma è così che funziona, Claire. Le maschere che ci inventiamo a questo servono. Sarà sempre così. No? Perché dimentichiamo chi siamo, perdendo noi stessi. E io non voglio perdermi, Gio.